Il concetto dell'arrampicata è proprio quello di sbilanciarsi. Yeah! Oh! Al quinto episodio dei 5 errori da evitare per arrampicare senza fatica. Il non utilizzo delle caviglie. Partendo sempre dall'approccio istintivo, uno prende due prese, tira forte, alza i piedi, spinge, spinge con tutto. Cosa succede? A prescindere dalla parte superiore, abbiamo già visto la spinta delle gambe che manda il peso verso l'alto e verso fuori, quindi le manda il peso prima sulle mani e poi verso fuori. Allora, una volta che noi abbiamo risolto parzialmente il problema della gamba che deve assorbire il peso in realtà non è finito sulla gamba, ma viene scaricato effettivamente sul piede. Quindi che succede? Che se noi riusciamo a piegare la gamba e fare in modo che assorba il peso, però al di sotto abbiamo una caviglia che spinge, quindi una caviglia tesa, in realtà quando uno vuole piegare il peso viene rispinto dalla caviglia verso l'alto. Due, la scarpetta perde l'angolo di incidenza sull'appoggio. Avere una caviglia bloccata comporta anche il fatto che noi abbiamo difficoltà nelle calzate, nel movimento appunto dei piedi sulle calzate degli appoggi, quindi non riusciamo a posizionarli. Nel momento che non prendiamo in considerazione le caviglie, vuol dire che abbiamo di fatto una caviglia bloccata. Per riacquisire la mobilità della caviglia dobbiamo dare dei comandi propri ogni volta che noi posizioniamo i piedi. Prima mettiamo il piede, mettiamo la punta del piede, poi quando andiamo in carico abbassiamo la caviglia e poi innalziamo la schiena. Io posiziono, calzo la punta del piede, abbasso il tallone e lo carico. Uguale punta del piede, abbasso il tallone. In questa maniera il peso sta completamente verso il basso. Quello che ti deve risultare chiaro è che se tu non risolvi tutti e cinque gli errori sopra enunciati, sarà veramente difficile che tu possa arrampicare senza faticare. Perché? Perché devi considerare il tuo corpo come una catena cinetica. Questo cosa vuol dire? Che se una maglia non funziona, tutta la catena non funziona. Dobbiamo imparare a gestire ogni singola parte del nostro corpo e farla andare in armonia. In questa maniera possiamo sentirci in equilibrio, perché prendiamo in considerazione e abbiamo cura di ogni parte di noi stessi. Per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti, iscriviti al canale Marco Mescatelli e clicca sulla campanellina, così ti arriverà una mail ogni volta che caricherò un nuovo video.